veniamo da un mondo lontano. Siamo in mezzo a voi. Impariamo la vostra lingua, percorriamo le vostre strade con le biciclette rotte. Veniamo in pace. Sono Bulbul da Bangladesh. Ishaka, io vengo da Mali. Io sono Osayaba. Io vengo dalla Nigeria. Mio nome è Yabua Samuel. Io vieni in Ghana. Mi chiamo Alungil. Vengo dal Bangladesh. Mi chiamo Rari Lutfor. Vengo Ciao. Da Bangladesh. Mi chiamo Bilal. Provincia di Ori Bangladesh. Costura e Oria. David. Senegal. Mi chiamo Peter. Sono Nigeria. Vengo da molto lontano. Ethno Sweet, voce da un mondo lontano. Benvenuti a una nuova puntata di Ethno Suite. Oggi volevamo affrontare un tema che ci riguarda da vicino e che riguarda la gestione, diciamo, delle difficoltà psichiche dei richiedenti asilo che ospitiamo all'interno del progetto. Difficoltà che spesso sono che ci sono già all'origine, difficoltà che spesso invece sono davvero risultato, la conseguenza di traumi, di esperienze davvero drammatiche, come avremo modo di ascoltare alla fine di questa puntata. Esistono figure professionali specifiche a questo proposito, si definiscono etnopsicologi, a cui ci affidiamo per la presa in carico di queste persone. Sono psicologi che sanno quanto sia fondamentale tenere in considerazione gli aspetti culturali dei pazienti in un percorso di terapeutico di cura. Questo è quello che ci racconta Elena Pedretti, etnopsicologa, e che ho avuto il piacere di intervistare. Ciao Elena. Ciao Mauro. Niente, siamo qui per capire un po' meglio di cosa si tratta quando parliamo di etnopsicologia, nel senso che tu sei una terapeuta che ha a che fare anche con dei richiedenti asilo. Molto spesso nel nostro progetto ci capita di dover rivolgerci a terapeuti che hanno questa specificità, e mi interessava approfondire un po' la differenza, cioè capire in cosa consiste effettivamente questa specificità, questo etno che sta prima di psicologia. Allora, diciamo che l'etnopsicologia o l'etnoclinica, un po' come viene chiamata, ha come particolarità un po' l'attenzione all'interno di un lavoro psicologico che per molti aspetti è uguale a quello che viene fatto con pazienti autoctoni, come si vengono chiamati, ha appunto la particolarità di tenere in considerazione la cultura di appartenenza e l'etnia di appartenenza anche nel cercare le spiegazioni, i significati al disagio psicologico o psichico. Quindi è un po' come dire che non c'è una universalità all'interno del senso che si dà alla malattia, al malessere, che si dà anche alla vita, e quindi quando si lavora con persone che provengono da culture che sono diverse dalla nostra, ci si deve un po' calare e si deve molto tenere in considerazione quelle che sono le loro di appartenenze culturali, etniche e anche religiose o via dicendo. Quindi potrebbe definirsi anche un fraintendimento a volte quello di interpretare magari un malessere con delle categorie della psicologia, diciamo, occidentale, tradizionale, istituzionale, senza tener conto invece della provenienza etnica e dei tipi di cura che in quell'etnia vengono sì. utilizzati? Sì, questo è un fraintendimento, nel senso che
diciamo che le categorie diagnostiche, ma anche per esempio i test che si utilizzano, sono stati costruiti e pensati su quella che è la popolazione occidentale, che ha un approccio alla cura e alla malattia e anche alla mente umana molto diverso da quello che c'è in altre culture. Per esempio in molte culture altre, che sono appunto anche, da cui provengono anche molti immigrati, quella che per noi è la malattia mentale per loro ha invece un ampio riferimento alla spiritualità, al mondo del sacro, al mondo magico, e quindi ovviamente fare una diagnosi che per noi può essere una diagnosi di disturbo dell'umore o di depressione, non so, ovviamente in un'altra cultura ha molto poco senso per gli stessi pazienti, che pensiamo addirittura che in molte lingue non esistono nemmeno le stesse parole per dire le malattie, le emozioni, i sentimenti di una persona. Sei depresso, in alcune lingue non esiste neanche la parola psicologo, per cui sicuramente si possono rischiare dei fraintendimenti se si utilizzano per tutte le stesse categorie diagnostiche. Più che fraintendimenti, direi anche proprio di non comprendersi con la persona con cui si ha di fronte. Quindi un riempire di senso diverso, sì, quello che è un malessere, esatto, non interpretato con le nostre categorie. Ma e in questo senso, tra l'altro, mi veniva in mente, cioè, ho sentito parlare che esistono anche dei dispositivi terapeutici che utilizzano proprio certe ritualità, che fanno riferimento proprio a tipi di cura sciamanica, no? Sì, all'interno dei dispositivi, in particolar modo nel dispositivo etnoclinico che viene poi applicato viene preso dal modello francese, dove si lavora con il terapeuta, il paziente e anche il mediatore, si possono proprio utilizzare, si possono prescrivere dei rituali anche o delle cure che sono quelle di appartenenza della persona, perché ovviamente questo si è visto, se una cosa ha senso per me funziona molto di più, ovviamente, no? Quindi se per me stare male è dovuto al fatto che mi hanno fatto una maledizione, mi hanno fatto il malocchio, e per fare questa cosa, per guarire, devo fare un rituale tramite il Corano piuttosto che degli amuleti o dei talismani, questa cosa, se poi io ci credo, funziona, per me ha un senso, e quindi mi può permettere anche poi di stare meglio. Questo proprio si è visto anche negli studi e nelle ricerche che sono state fatte. Però questo è, cioè, che mi affascina molto l'idea che un certo tipo di psicoterapia si mette in discussione rispetto alle proprie categorie, dica vabbè, mi metto un po' nell'angolino e lascio spazio anche a qualcosa che scientificamente pone delle questioni, cavalco quella che noi definiamo superstizione per curare comunque una persona. Effettivamente, se funziona, questo mi stai dicendo, no? Sì, se funziona. Poi io, la mia formazione, forse questo è anche facilitata perché ho una formazione che anche quando lavoro con le persone italiane, non di origine straniera, credo che noi diamo, cioè che non esiste una realtà oggettiva fuori di noi, ma che esiste, è la scuola poi del costruzionismo, del costruttivismo, ma che la realtà un po' la costruiamo con dei significati, con dei sensi, con la lingua, con i riti, con la nostra cultura a cui apparteniamo, e quindi ovviamente quello, ci sono delle cose che hanno senso per me perché io gli do un significato, no? Anche culturale. Interessante, e poi questa è una cosa che volevo chiederti, quindi esiste anche una ricaduta, nel senso che potrebbe essere una messa in discussione generale di un modo di curare, e prende, diciamo, delle strategie anche da questo percorso etno, approcciandosi anche a un paziente autoctono, diciamo, considerandolo nel suo contesto culturale, di vita, familiare, le sue relazioni, assolutamente, quello in cui crede. Questo ha, poi esiste proprio anche proprio una corrente psicologica e terapeutica che non solo etnoclinica, che ha questo tipo un po' di approccio, dove un po' anche il lavoro terapeutico si co-costruisce, cioè anch'io terapeuta non sono un esterno al sistema in cui sto lavorando, ma entro dentro e sono un soggetto che
lavora e che porta il suo essere, la sua cultura e il suo modo di fare insieme a quella dell'altro, un po' anche meticciandosi in qualche modo, no? Prendendo, costruendo insieme anche una cura, un senso, un significato a quella che è anche il malessere della persona. E rispetto a, non so, la tua esperienza, cosa puoi raccontarmi, ecco, di quello che ti succede, di quello che ti è capitato, se hai degli aneddoti, adesso non lo so. Se rispetto un po' che... al lavoro con i richiedenti asilo, nel senso che quello che, o con gli stranieri, perché poi io lavoro anche in altri contesti con... Allora, i motivi per cui vengono sono, cioè, dovessimo dire, perché arrivano tanti, quindi... in questo momento ovviamente chi fa, i richiedenti asilo portano diversi tipi di malesseri, dal trauma del viaggio al trauma invece che magari ha origine nella loro terra, quindi ancora progresso al viaggio, anche quello che io chiamo molto il trauma dell'accoglienza, nel senso che a volte arrivare in un mondo completamente diverso non è così, così facile, e quindi a volte diventa un po' in difficoltà. Questione dell'adattamento, insomma. Esattamente, dell'adattamento anche spesso in realtà che non si immaginavano neanche, quindi questo lì è un po' un malessere che riportano. Ci sono, devo dire, anche dei fili conduttori tra le persone che si incontrano, spesso come dicevamo prima, le motivazioni al malessere sono, che loro danno, sono molto spirituali, molto magiche, sacre, c'è spesso questo tema che viene molto riportato, e quindi credo che questo poi ci porti anche come terapeuti a metterci sempre un po' in gioco e anche in discussione, e a non smettere mai di imparare e di scoprire. Credo che un po' un aneddoto sia che bisogna sempre lasciarsi colpire e avere curiosità nei confronti dell'altro, perché poi ogni persona, anche se viene da una cultura diversa, ogni cultura è diversa, e quindi c'è sempre, insomma, da ricordarsi che non è che sia mai la verità in mano, nonostante no, si faccia... Quindi curiosità per gli uomini? Sì, per l'altro, insomma. La curiosità, sì, il fatto che si possa sempre imparare, ma anche conoscere... che la mente si possa, cioè che questa cosa apra anche la mente a dei pensieri, che ha dei punti di vista diversi, cioè la mette molto in discussione, no? Cioè è un po' come abbatte molti pregiudizi, molte idee che noi abbiamo, un po' come dire non c'è mai il giusto e lo sbagliato, ognuno ha il suo punto di vista che può essere molto diverso dal mio, ma non per questo è meno di valore, insomma. Va bene, ti ringrazio. Grazie per la bellissima chiacchierata e buon lavoro. Grazie, altrettanto. Sono qui in compagnia di Camilla Zelaschi, che è un'operatrice del progetto di microaccoglienza della Cascina Clarabella, e volevo chiedere a lei, in quanto operatrice, qual è il bisogno di affidarsi a degli etnopsicologi, se succede, quante volte succede, quali possono essere i motivi, se ha delle storie da raccontarci rispetto a questo tema. Volevo approfondire appunto con lei la questione della terapia etno, nel senso specifica per persone che vengono da contesti diversi dal nostro. Ciao Camilla. Ciao. Ecco, appunto, come dicevo, mi piacerebbe così che tu mi raccontassi quello che succede all'interno del progetto e come ci si comporta quando ci si trova di fronte a delle persone che hanno questi tipi di disagio psichico o...
Ok, vabbè, personalmente il bisogno di rivolgersi all'etnopsicologo nasce appunto da un'esigenza personale, il fatto che comunque di non essere in grado di affrontare, di rendersi conto che ci sono delle diversità rispetto a un modo di vedere proprio la terapia, le difficoltà psichiche, cognitive di queste persone richiedenti asilo rispetto al nostro modo occidentale, diciamo. E quindi l'etnopsicologo ha degli strumenti che sicuramente possono aiutare a dare delle chiavi di lettura diverse rispetto a quella che è la situazione del richiedente asilo in questione. Vi posso portare l'esempio di Destiny, che è questo ragazzo nigeriano che abita a Clusane e che seguo da quando ho iniziato a lavorare per il progetto di microaccoglienza in Cascina. E appunto con lui si è intrapreso un percorso psichiatrico, date le sue evidenti difficoltà psichiche e cognitive, e dopo questo percorso insomma Destiny si è trovato in difficoltà con le tradizionali cure occidentali, a partire dal depot, i farmaci stessi intesi proprio come pastiglie, perché manifestando più volte appunto il fatto che insomma secondo lui, date le reazioni che questi farmaci avevano sul suo corpo, insomma principalmente sul suo corpo, sulla sua iperattività e tutto, insomma lui ha creato questo rifiuto, no, rispetto alle terapie. Cioè il fatto che comunque tramite le terapie, che magari lo aiutano ad arrabbiarsi di meno, però uccidono il suo corpo. Queste sono proprio le testuali parole che lui utilizza: the injection kill my body. Quindi le iniezioni, i farmaci uccidono il mio corpo. Quindi un rapporto davvero difficile con i farmaci, almeno che utilizziamo qui, rispetto invece a magari metodi di cura, diciamo, rivolti poi alla spiritualità, alla magia, o esatto, che sì, magari sì, in Nigeria possono essere, sì, sicuramente che danno un senso diverso anche al sì, più che magari di magia, nel caso di Destiny si era ipotizzato appunto un contorno più religioso, un contesto più religioso, no, di cura, nel senso che il fatto anche di mi è capitato di andare appunto alla chiesa pentecostale per capire che tipo di rapporto Destiny avesse instaurato all'interno della chiesa, che ruolo avesse, e sicuramente il peso che la chiesa, il contesto della chiesa, del pastore può avere per una persona che credente come lui è diverso rispetto a quello che può avere diciamo uno psichiatra o comunque una persona intesa come dottore che ti dà una pillola. Lui infatti Destiny mi dice spesso che, come anche il mediatore a cui appunto mi ero rivolta per capire se davvero in Nigeria vengono utilizzate queste modalità come cura, mi ha detto che spesso la preghiera e delle sedute di preghiera anche collettive sono, diciamo, sono più efficaci rispetto a una terapia farmacologica. Perché per Destiny probabilmente ha più senso. Sì, sicuramente, è sempre un fattore culturale, si vede che è abituato così. Ne capita, no? Capita spesso di doversi rivolgere agli etnopsicologi, a percorsi di cura? Ma spesso no, però sicuramente indipendentemente dal disagio mentale che un richiedente asilo possa avere, cioè personalmente ritengo che sia molto utile rivolgersi anche all'etnopsicologo, soprattutto per una questione di formazione personale, nel senso che davvero secondo me il punto importante è che l'etnopsicologo fornisce delle chiavi di lettura che possono darti l'interpretazione di quello che è un mondo che di fatto noi non conosciamo. Queste fragilità, queste difficoltà che si riscontrano nei richiedenti asilo, che motivazioni hanno? Sono difficoltà pregresse, cioè per cui esistevano già nel luogo di origine, o anche dovute a dei traumi, trauma del viaggio? Sono in entrambi i casi. Per esempio, sempre per Destiny si è ipotizzato entrambe le situazioni, nel senso che sicuramente in Nigeria c'era un pregresso che non si sa bene che origine abbia, però accentuato da un incidente che lui fece con un camion, che ha più volte detto di aver fatto, è molto grave perché ha una cicatrice davvero molto grande sulla spalla, su tutta la spalla, e sicuramente per il viaggio poi che ha dovuto affrontare, cioè indubbiamente.
Grazie Camilla. Prego, grazie. Grazie a te, ciao. So, loro fanno sentire tutti i gente che non è giusto di passare in Libia, strada di Libia, di venire in Europa, perché è brutto di passare. Okay. Quello lì è generale, okay. Somari. Questa canzone parla di questo ragazzo che è arrivato in Libia che... e poi è tornato in Nigeria. No, sì, però è tornato in Nigeria perché è brutto di stare in Libia, è brutto da passare in Libia venire qua in Europa, mm-hmm. perché la strada lì è troppo... crea sofferenza, ok. Sì, è pericoloso da passare. Ok. Perché c'è brutto e c'è tutti i cattiveri lì. Ok. Ìdí ẹ̀bùn mẹ́. Wúwo ayé akáwọ̀ máa yóò nà sunu ẹgbẹ́ Libya. Bọ́ sunu yìí. Ìfi máa nà bóyá pẹ́ wárí yán wíyá rí ẹ̀ Libya yá ké bá pàárí Yúróòpù yán yá wúlò fowó dẹ́ o. Ẹ má ta náà. Wúwo yán nà bú ni àìwẹ́ òfin yán kí kíbe Libya yán wìnì wìnà náà má kẹ́ yán wúwú gbó. Òkó. Ipò ni rọ̀. Ibi yán fi yán bá oyin kẹ́ yán kí aṣáwó aṣáwó yán kí gbé aṣáwó náà má kẹ́ yán lẹ́nu tiẹ̀ gbé àgẹ̀ yán kí gbé wẹ̀ Libya. Ọ́ní ẹ̀ nù sàlóbà mú jà nàbọ̀. Ní kẹ́ yá fẹ́. Ìyá gbélé yá wa o. Odúwú ga yà náà má kẹ́kẹ́. Ìyá kàkí mú yán yán falí yán abẹ́ nàkí mi ó wo. Yán fi yán ọba yán fi yán kókó dù. Kébí yán fẹ́fẹ́ nàá rúwé gbè ní yán yá ra kí ẹ kó a. Ọ̀nà ọ̀sẹ́ ni yán fi yán yẹ wé bo. Umá mi ẹni bùwọ́. Ìwọ́ àmẹ́ gbé yàn wà wà tó ọ̀rẹ́ Libya. Nọ́ọ̀rì bèkì bá bè pàdùn sàlóbù ọ̀rì bè mùjà ná. Ọ̀rà yẹn bè súwẹ́ sólùkù mi ni a tiẹ̀ mẹ̀tẹ̀rẹ́n yankin ya miyake ya gba oge bi ma ɛ. sopɛya wo deli bi awa be kie ni a. lare urue ŋwa nu ra o ɛ. rúun da ɛ ma nibu wa rɔ ni ya ti gbi ya tɔli ya we tɔli eli bi a yankin. ya we ti ya fi o ma le li bi a ye we bo. oge ya ta o. ya do awo fi ma ɛmɔ ya gbɔ a. fɛ gbe li bi a. nka anw wɛ rún kpakɔ la. awa ya la ye we bo. ya ke li bi a. ciao monga. ciao. Sappiamo che molti dei problemi che i richiedenti hanno quando giungono in Italia derivano da dei forti traumi che vivono proprio durante il viaggio nel venire in Italia, durante questa infinita traversata per certi versi estremamente drammatica. Volevo, se te la sentivi, tu sei del... Vengo del Camerun. Ecco, se te la sentivi di dirmi, secondo te, quali tipi di traumi un richiedente che fa questo tipo di viaggio può incontrare. Ok, mi chiamo Steve Monga. Mia storia è un po' drammatica perché non è facile per raccontare, però provare. Quando sono andato fuori, ho attraversato in Nigeria. Come sono stranieri dentro in Nigeria, non è facile perché quando tu vai per parlare con altre persone nigeriane per di aiutarmi per fare qualcosa, lui non vuole. Lui, tutti per lui prendi tutti i tuoi soldi, tu è dentro Nigeria, polizia, persone in Nigeria, tutti vuoi che soldi, vuoi prendi soldi. Anche è più difficile è attraversato di deserto, non lo so come il deserto. Sì, deserto, perché è un po' difficile perché non c'è acqua, non c'è è sole tanto. È Niger, il deserto di Niger, attraversato di Niger, Algeria, è un po' lungo perché sono un po' traumatizzato perché tante persone sono morte, morire. Dentro il deserto perché manca di acqua. Quindi tu hai visto morire della gente nel deserto? Sì, molto persone. Anche ho la fortuna perché quando sono arrivato a attraversato Niger, mio soldi è finito. Anche una persona costo davvero aiutarmi soldi per attraversato. Anche cioè sei stato aiutato per attraversare il deserto. Sì, però 40 persone sono morire. Morte. Sono morte, sì. Anche l'attraversato è dentro un pick-up. Ah, un pick-up. Sì, pick-up. Anche dentro c'è
90 persone dentro una pick-up, e che non è facile perché tu devi prendere una posizione un po' non è normale. Comoda. Sì. Quindi ammassati all'interno di questo... Sì, 90. Per attraversare il deserto. Quanto tempo per attraversare il deserto? Due giorni. Sì. E le persone sono morte su questo pick-up? Sì, perché aerea non entrare dentro il pick-up. Anche... Quindi di 40 persone solo sul pick-up? 40 persone solo si occupano, altri a piedi. Altri a piedi. Sì, anche dentro il pick-up. Tante persone morte perché non c'è aria. Non c'era aria. Sì. Anche quando ho passato Niger, sono arrivato in Algeria. Le persone arabe non è molto molto mesciante, non lo so. Non è buono, le persone arabe non è buono. Quando tu sei straniero in Algeria, persone arabe, non lo so come possiamo dire così, quando una persona non ti piace stranieri. Sono razzisti? Sì, razzisti, sì. Razzisti anche quando... Intolleranti nei confronti dello straniero? Sì. Anche in Algeria? Sì, in Algeria. Perché in Algeria dice che loro non sono africani, però è un continente dentro africano. Lei dice che no. Loro sono bianco e che non piace nero. E quando sono arrivato in Algeria, non c'è casa, io dormo sulla strada, perché tu non puoi, una persona algeria non può aiutarti per dormire in casa, perché il governo non voglio. Anche come possiamo dire ancora, per mangiare è molto difficile perché tu devi fare non lo so come, le persone che la carità che per favore dammi soldi per mangiare, dammi soldi per fare qualcosa. E quando tu trovare lavoro, Algeria non lavoro solo, lui non pagare. Quando tu hai un piccolo lavoro, però lui non vuole pagare quando finito il lavoro, perché tu sei straniero e che tu non puoi andare vedo la polizia che lui non vuole pagare perché quando... Quindi anche la polizia non ti aiuta. Sì. Anche come possiamo dire ancora, è molto difficile in Algeria perché quando sera, la sera vengo con la, non lo so, la knife, quando una persona ha un coltello, vengo con un coltello per tagliare tutti i personaggi neri che... Per uccidere i neri? Sì, perché tu devi... Però io dormo sul un pont. Sotto un ponte? Sì, io dormo su un pont perché sì, Algeria ho la possibilità di vedermi in sera, vengo per... Per uccidere? Sì. Però non è in tutti Algeria che sono razzista. Però la maggior partita è un po' razzista. Sì, però fammi capire, cioè in Algeria di sera una persona di colore rischia di essere uccisa. Sì. Però adesso se tu vedo la TV, tutti nero, non c'è ancora in Algeria, tutti andata fuori. Qui non vuoi ancora nero in Algeria. In Algeria. E poi dopo l'Algeria? Dopo l'Algeria sono andato a Debdeb. È una frontiera di Libia-Algeria. Mamma mia, un po' difficile per raccontare perché è molto, 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 molto difficile. Molto, molto difficile per me perché ho visto
mamma mia, la magia, non lo so, ho visto, sono un po' traumatizzato perché tante persone sono morte davanti a me. Quando sono arrivato in Debdeb, è la frontiera di Algeria, Libia, tu devi ancora fare la traversata di desert, però attraversare il desert fare due giorni o tre giorni. Il problema è quando sei già a Libia, mamma mia, è molto difficile perché quando arrivo appena a Libia, Arab, Libia, prendi tutti i tuoi soldi, vai fai prison. La prigione? La prigione, dopo la prigione, quando persona, ti picchiano che chiamate la sua famiglia che ha mandato la soldi quando si non vuoi che morire ti picchiano perché tu possa chiamare, perché tu sia costretto a chiamare i tuoi genitori per farti mandare degli altri soldi, sì, perché e se tu non hai altri soldi tu morire, uccidere, perché anche persone in Libia conosciamo che persone che vengono in Libia ho soldi per fare la traversata, anche in Libia non c'è governo, tutte le persone, tu hai visto un bambino di 10 anni, però lui ha già la pistola, anche lui, solo lui posso venire, vieni, dammi soldi, se tu non vuoi, prendi, vai a casa, bastone, chiamate la mamma, se tu non vuoi chiamate la mamma o la tua famiglia, è così. Però per esempio io ho fatto la prigione in Libia, bambino di 200, 12 anni, vengo tutti i giorni con la calash, lui dice che camminare come bambini, se tu non vuoi prendi dei colpi con la pistola, col calcio del fucile, anche lui non dà cibo, niente, è molto difficile perché. E tu come hai fatto a venirtene fuori? Per venire ho scappato. Sei scappato? Sei scappato. Sei riuscito a scappare? Sì, perché però tante persone sono morte perché quando in sera ho visto che se non ho scappato devo morire. Dice al mio amico che non è possibile che possiamo stare qua perché se stare qua tutte le persone muoiono. Allora ho detto che questa sera devo andare e che amici ha detto che sì va bene, sì dai, sono persona coraggiosa, quando sono andato mio fratello amico sono venuti Araman ha preso un pistole calash. Non lo so come possiamo dire. Ha sparato sulla folla. Sì, sparato sul gruppo. Sul gruppo che scappava. Sì, sono 10 persone. Ho riuscito di andare. 10 persone sono riuscite a scappare. Sì, tra cui tu. Sì, sì. E quanti eravate in tutto? Tutto in prigione, penso è 400. Quindi tutti morti gli altri? Tutti persone. Però quando corrire, visto persone cadere per terra, vicino a me, pum, perché lui fa così, è un calash, lui fa e che ringraziato Dio perché ho la fortuna di andato via, però mio fratello è morto questo giorno, è così che non piace racconto mia storia perché non è facile per me, perché io è difficile per me perché ho visto dopo quando sono andato via
Sono non c'è ancora soldi, non conosciamo nessuno di Libia. Dopo sono andato, ho visto una nero per dire che aiutami per favore, perché ho riuscito di andare via dentro una prigione. Io prendo il mio, vado in una casa. Ma dopo ho visto ancora una cosa, perché sono ancora con un fratello. Però ho chiamato la mamma che per favore dammi i soldi. Lei ha inviato i soldi. Sono andato perché la barca. Sulla barca? Sulla barca. La barca che ti portava in Italia? Sì, prima volta. È rovesciata? Sì, tante persone sono morte. Anche io non sono ancora morto. Sono alla barca 150 e solo 30 persone sono ancora survive. Quindi tu sei sopravvissuto anche a, questo, sì, a questa, sì, tragedia? Sì. Tutti, e poi sei tornato in Libia? Cioè... Sì, no, è la marina di Libia, vieni a aiutarmi dentro l'acqua, perché tutte le persone sono morte, solo 30 persone. Quando sono a marina, sono venuto a aiutarmi, sono ritornato ancora in Libia. Sono un po' traumatizzato perché io non conosco che la vita è niente. Che è solo, ho visto tante persone morire tutti i giorni, quando sono, pensavo anche qua, quando per il momento, quando dormo, pensavo a tutti gli amici che sono morti, che sono un po' traumatizzato. Beh, però una persona araba ha aiutato per fare la traversa, perché lui mi ha visto, perché fare come una persona che non sei normale, perché sono un po' traumatizzato. Lui ha aiutato, dice che se vengo dentro sua casa aiutarli di fare ancora un anno. Lui, quando suo soldi... Quindi hai lavorato un altro anno in Libia? Sì, ho fatto un anno. Quindi dopo questa prima tentativo di traversata, sì, hai lavorato un altro anno in Libia, sì, per avere i soldi per poter ripartire. Sì, però è una... E hai avuto il coraggio di ripartire? Cosa potevi perché fare? Perché non è facile. Se tu non hai il coraggio, se tu stai in Libia, tu è uguale, perché se Libia è così. E quindi sei ripartito, sì, e la seconda volta ce l'hai fatta? Sì, sì, sono arrivato in Italia. Beh, però quando sono arrivato qua ho ringraziato Dio, perché non sono molto molto felice, perché tutti i giorni quando stare solo a casa pensavo, sono ancora traumatizzato. Laura ha detto che lei voglio che io vado e vedo la psicologa. Ho detto che no, però non è facile, perché quando sono andata fuori, se tu vuoi, sono qua è perché il mio paese non è facile. Ho visto ancora mio fratello, lui è morto dentro mia mano. Donc, ho visto tante persone morire, morte, tante. Quindi, scusa. Baby, can't you see I love you so much? I really need you in my life, okay? Oh, glory, baby, you're the boss of my plane. Now you be the guy when I think of every day, am I too? For my dream, I can see you. I did chop now you, I did think about you. On my winter stew, now you, I did think of. Oh, glory, that's better from you. I wanna take care of you, my baby. Hey, that's better from you. I wanna lead on your heart to go. I gotta take the princess that you never been. I will give you the best love that you never seen in your life, girl. Oh, well, I'm begging you, baby. Oh, let me in, God for you. Can't you see the starting of our name? Huh? You start with G, I start with G. Oh, now God is standing for us away.
Do not try to put us on that, baby. Oh, oh, I wanna lead on your life, baby. Let me in. Oh, please give it to me. Please, glory, give it to me. Ho riflettuto un po' sul fatto di inserire all'interno di questa trasmissione questo racconto così drammatico, così terribile, forse per una mia antica convinzione un po' irrazionale che l'orrore non si debba denunciare attraverso l'orrore, ma ho pensato anche che fosse una testimonianza importante da condividere con voi, dato che siamo nel 2018 e questa è la prova che c'è in corso un vero e proprio olocausto di cui la storia prima o poi ci chiederà di rendere conto. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima puntata, sempre di lunedì alle 17.30 sulle frequenze di Radio Rafael. Le frequenze di Radio Rafael potete trovarle sul sito fondazionelaudatosi.it, dove troverete le frequenze divise per zona nella provincia di Brescia e dove potrete ascoltare la trasmissione in streaming senza assolutamente problemi né di luogo né di ricezione, di qualità della ricezione. Buona serata a tutti, a lunedì.